Avito Bolzano, sembra un po' curioso che venga interpellata dall'Università della Calabria, ma mi appartiene perché in generale io abito a Bolzano e faccio delle cose a Lecce, oppure abito a Bolzano e faccio delle cose a Trieste. Sono sempre in giro, infatti mi considero vagabonda, mi considero una vecchiaccia vagabonda con una deformazione professionale, essendo stata a lungo insegnante. Che consiste nell'avere la matita rossa e blu incorporata. Fatta questa piccola presentazione semiseria, voglio dire che considero la Calabria, come in genere il Mezzogiorno d'Italia, un pezzo importantissimo della nostra storia. Mi ricordo che una volta, proprio a Catanzaro, disse a un certo punto che nel Mezzogiorno c'era uno scialo di intelligenza straordinaria, che noi del nord eravamo tutti un po' più gnocchi, un po' più lenti, e mi ricordo che applaudirono con grande cortesia e poi dissero: tieni conto peraltro che l'intelligenza è l'unica cosa che abbiamo da scialare, preferiremmo poter scialare anche qualcos'altro, il che vuol dire rimanere subito a proprio agio anche quando si deve dissentire. Questo è un grande segno di civiltà e ricordo ancora che è forse più caratteristico del sud che del nord. Ora ci troviamo di fronte a questa scadenza, diciamo scadenza, delle elezioni europee. L'Europa è sempre stata per me un pensiero dominante, perché consideravo che non avremmo mai potuto uscire dalla cruentissima storia del continente europeo se non avessimo potuto superare quella specie di religione dei confini, le patrie e tutto quel ciarpame pseudo-culturale a cui è dato il nome di patriottismo. Scusate la durezza del linguaggio, ma su queste cose proprio non discuto, non riesco ad appassionarmi. Penso che sia una stupidaggine che ancora si celebri il 4 novembre, si celebri la prima guerra mondiale, che è un papa che non fu mai fatto santo, definì giustamente un'inutile strage, inutile, 700.000 morti inutili, uno dei delitti storici più cruenti, più massacranti, più mastodontici della storia. Allora, che cosa dire? Che è il caso di fare punto rispetto a tutto quello che ci gira intorno, dare spazio a quella noia che ho provato io qualche tempo fa, che io che sono quasi ammalata di politica, che ho ascoltato i più noiosi dibattiti senza battere il ciglio, non riesco oramai a sentire una trasmissione serale qualsiasi senza addormentarmi dalla noia. Allora bisogna recuperare il sentimento originario. Noi ci troviamo a un punto della storia del pianeta nel quale o si lascia andare avanti la brutta storia che abbiamo scritto fino a qui, piena anche di cose straordinarie, tutte le lingue culturali, tutta la produzione letteraria, artistica di questo piccolo punto del continente più grande che esiste sul pianeta, nel quale le donne sono importanti, ma mai ricordate, per esempio. E rilanciare l'idea che bisogna riprendere dall'inizio, ridomandandosi perché mai siamo qui. Questa domanda è stata fatta dalle donne che lavorano al Palazzo di Vetro a New York, cioè alla sede delle Nazioni Unite, e quale hanno voluto sapere come sta messo il pianeta dal punto di vista della presenza delle donne. Ed è venuto fuori che le donne sono ormai stabilmente la maggioranza della popolazione del pianeta e di ogni paese che lo compone. Su questa base, adesso c'è già qualcuno che dice: ma voi le quote rosa? Perché bisogna adoperare questa espressione che è una traduzione di tradimento? Dove ha origine questa stupidaggine di cattivo gusto delle quote rosa? Dal fatto che quando le donne norvegesi riuscirono a ottenere il diritto di voto
nel loro paese, sono le prime in Europa, non si illusero di aver ottenuto questa cosa, perché pensarono subito che l'avrebbero fatta pagare. Di conseguenza studiarono delle norme di tutela della presenza delle donne, ma non dissero che allora bisognava fare delle quote rosa o altre stupidaggini appunto come questa, ma dissero semplicemente bisognava includere nell'ordinamento norvegese una clausola che si chiamava clausola di non sopraffazione di genere. Così si chiama quello che impropriamente è tradotto quota rosa, e vuol dire che una lista qualsiasi non è accettabile se contiene meno del 40, più del 60% dell'uno e dell'altro genere. 40-60, non 50-50, perché bisogna fare un certo agio anche, non occorre avere una mentalità così aritmetica da dire tanti così e tanti colà, no, ma delle differenze non incolmabili. Si è visto, poiché nell'ordinamento norvegese questo suggerimento fu accolto, che è molto utile, perché sulla base del fatto che una lista non può essere accettata se contiene più del 60, meno del 40% di un genere o dell'altro, adesso è successo, succede oramai, che in Norvegia sono gli uomini che protestano per chiedere più posti, perché questa norma si auto-equilibra spontaneamente. Quando uno dei due generi si trova di sotto del 40 o di sopra del 60, c'è chi rinuncia e chi protesta. Sembra una clausola ragionevole, forse per questo non viene né applicata né ricordata. Ma io rimango tenacemente fedele invece a questa dizione e dico perciò che, siccome oramai questo continente antico, cruentissimo, violento, ma nello stesso tempo grandiosamente ricco di bellezze storiche, naturali, di memorie classiche, di poesia, persino di gloria, di successi, di insuccessi, di terribili eventi e di straordinarie rinascite, proprio per questo è molto importante che a questa scadenza si vada possibilmente non con schieramenti, non per fare battaglie, ma con incontri, per fare lotte, usando, semmai si vuole usare un simbolico, quello sportivo e non quello militare. Penso proprio che sia il momento di liberarsi totalmente di tutte le scorie di militarismo che abbiamo dentro di noi, che abbiamo nel nostro linguaggio, che abbiamo sulla punta della lingua quando parliamo, che i nostri occhi sono abituati a scorrere con indifferenza tutti i monumenti alle vittorie, che sono sempre monumenti che celebrano la morte del nemico e mai la vita dei popoli possono sopravvivere. Vorrei proprio che questo primo prossimo appuntamento di elezioni europee mettesse in primo piano, mettesse alla finestra, mettesse per strada, a passeggio, nei parchi, nei giardini, un atteggiamento di curiosità piuttosto che di ostilità, di ricerca di convincimenti comuni piuttosto che di vittorie, di successi anche se chi usi, se deve usare un simbolico, appunto un simbolico sportivo e non uno militare. Se questo prossimo evento potesse essere più un successo che una vittoria, più una lotta che una battaglia, ne sarei proprio felice.